Novello Papa Fava, nel libro Proprietari di sé e della natura, un'introduzione all'ecologia liberale, libro edito dalla Liberi Libri di Macerata, analizza tutti i problemi che affliggono i mari, gli oceani, le acque in generale e propone la privatizzazione delle acque come soluzione a questi problemi. Un altro settore dove l'inefficienza della gestione statale si manifesta platealmente è quello delle acque. Oggi gli oceani, i mari, i laghi, i fiumi e le falde acquifere rappresentano l'emblema della noncuranza, dell'inquinamento e dello sfruttamento selvaggio delle risorse. Se invece vi fosse la proprietà privata su queste vaste aree, i titolari dei diritti di proprietà non permetterebbero la rovina delle loro risorse d'acqua. Il fatto che le acque siano un bene di tutti è il motivo per cui le riserve di pesca stanno precipitosamente declinando, le balene sono una specie in pericolo. I versamenti di petrolio sono un problema ricorrente, le siccità stanno divenendo sempre più serie. I fiumi sono inquinati, i laghi sono affollati da troppe barche, troppi pescatori, troppi turisti. Non c'è un meccanismo di mercato che assegni questa risorsa tra gli utilizzatori in competizione. E così via. Il progressivo spopolamento ittico è un esempio di gigantesca tragedia dei beni collettivi. Nessun pescatore ha interesse a conservare il pesce per il futuro e a fare investimenti di ripopolazione perché, essendo privo di diritti esclusivi di proprietà sul tratto di mare in cui pesca, non può beneficiare dei suoi sforzi, continuamente messi a repentaglio dalle azioni contrarie di altri pescatori. Piuttosto che lasciare i pesci crescere e riprodursi, conviene catturarli prima che lo facciano altri. C'è quindi l'incentivo a essere i primi a sfruttare questa risorsa. E siccome ogni pescatore si trova davanti a questi incentivi, il risultato finale è l'anti-economico sovrasfruttamento delle riserve ittiche. L'atteggiamento moralistico di chi biasima i pescatori è fuori luogo, perché in una situazione di proprietà collettiva dei mari, le condotte predatorie risultano le uniche economicamente razionali. E prosegue con altre considerazioni. Dunque, in conclusione, quale sarebbe la soluzione? Concedere diritti di proprietà e quindi privatizzare le risorse d'acqua. In questo modo i titolari non permetterebbero la rovina delle loro risorse d'acqua di proprietà.